Voi avete finito di discutere? No, mi ha finito i frittini. Cioè, l'assassino. Sono con l'assassino. Non avevo mangiato niente. Ma vabbè, ho capito, ma devi prendere i miei? Io sono integerrimo anche in questo. Per girare per il festival, devo girare lontano da te, se no mi porti via tutto quello che voglio degustare. Tecnicamente io non mangio mai niente. Ah no, tu bevi? Io bevo. Ok, quindi stai al piano di sopra del festival a fare. Dove ci sono le degustazioni? Che noia. Noia che? Stai scherzando, sono le cose più belle di tutto il festival, le cose più belle sono. Io sono di sotto, mangio lo gnocco fritto, il tartufo, vado degli otto chef stellati, vado a patatrac, vado tutti i ragazzi fuori. Io aspetto fuori. Insieme a Luca Gardini, insieme a Tonelli, insieme a Grignafini, gli amici di Merende, però sono anche più grandi in assoluto. Quindi di sotto non ti faccio entrare? Io sto con Max Mascia, Riccardo Agostini, ma tanto quelli lì poi bevono vino, vengono di sopra. Ma cosa pensi che... Però allora, non li fa spuntare i piatti per terra. Allora, loro sono stufi di mangiare, hanno gran voglia di bere. Quindi cosa vuol dire? Che loro se vengono di sopra l'interscambio è quello di portare anche qualcosa. Ma guarda che lo champagne lo porto io, gli faccio una degustazione privata. Il champagne lo porti tu, che è il mio. No, quindi io ne porto un altro, in concorrenza. Non è nel contratto. No, ho capito, va bene. E comunque... ciao, c'è Casetta. Di cosa state parlando? Del Festival della Cucina Italiana il prossimo weekend dal 23 al 25 settembre a Cesenatico. Il venerdì inizia alle 5 e finisce a mezzanotte, il sabato comincia a mezzogiorno, finisce a mezzanotte e la domenica a mezzogiorno, a mezzanotte. Parlo io, no, il primo caso in assoluto. Col food? Allora vai. Guarda, quando arrivi al festival siamo al Museo della Marineria, i più bei food truck, ma food truck di altissimo livello, gli stand gastronomici dei colli bolognesi con il tortellino e tutte le prelibatezze, sono tutti cinesi di Bologna, cosa dici? Voglio dire No, perché parli sempre solo di cibo, ma non parli mai di vino. Hanno più vino, ragazzi, loro? La vostra rivista sta prendendo una forma che è molto dedicata al cibo, abbiamo grandi professionisti che iniziano a collaborare con voi. Quindi, non è che potete sempre solo... Arrivi al museo e ti fili niente, ma vai solo di sopra nella zona. No. Alessandro Rossi e vini per degustazioni. No, non è a digiuno. Quello. Allora, mangia qualcosa, ovvio. Cioè, no, è il pomeriggio, poi alla fine inizia il pomeriggio le degustazioni, quindi di mattina non c'è mai niente. No, mezzogiorno veramente noi siamo prontissimi a dar da mangiare a tutti, da mangiare, da bere, poi io ti parlo delle degustazioni. Vai, racconta delle tue degustazioni. Allora non parlo più con te, ricordatevi una cosa, che in Emilia Romagna degustazioni del genere non sono mai state fatte. E se noi ci siamo impegnati per fare una cosa del genere e non riempiamo tutte le degustazioni, assolutamente vuol dire che la Romagna non ha voglia di crescere all'interno del mondo del vino. Vabbè, minaccia insomma, capito? Li minacciamo noi le persone per venire al festival. Tu non sai fare così. No, io non li minaccio. Prova a fare una cosa così. Festival della Cucina Italiana, 23-25 settembre, Cesenatico. All'ingresso di Cesenatico ci siamo solo noi, ci potete trovare.